protagonista Yab Forum 2016 con un interessante workshop interamente dedicato al programmatic. Hai introdotto l'argomento parlando un po' dell'evoluzione che ha avuto il programmatic in questi anni, soprattutto nell'ottica di adesso mettere il consumatore al centro. Sì, assolutamente il programmatic è ancora protagonista non solo del nostro workshop, ma mi sembra un po' di tutto lo Yab. E questo perché il programmatic effettivamente si è evoluto in maniera significativa negli ultimi anni, tanto, come dicevi tu, proprio di riuscire ad essere utilizzato come strumento per mettere al centro il consumatore. Quindi l'evoluzione del programmatic ha visto questo mezzo come un mezzo che all'inizio veniva utilizzato particolarmente dai publisher per poter vendere quella che era l'inventory, diciamo, secondaria, o comunque l'invenduto. Bassi prezzi, però forse la qualità non era delle migliori. Poi c'è stata un'importante evoluzione perché tutti gli editori hanno messo sul mercato del programmatic inventory qualitativa. È aumentato il video, sono aumentati anche i formati, sicuramente non ci sono più editori che non immettono inventory sul programmatic, e questa è un'importante innovazione. Ma da ultimo, che è proprio il momento che stiamo vivendo adesso, è il programmatic visto come tecnologia che ci permette di seguire il consumatore, quindi parlare in maniera più customizzata con ogni singolo consumatore. Chi è inconsapevole di un brand non può ricevere lo stesso messaggio rispetto a chi magari ha già cliccato, ha già interagito con quel brand, e quindi è bene utilizzare dei messaggi customizzati. Ricordavi anche che a questo proposito è importante avere degli obiettivi chiari quando ci si avvia a fare una campagna in programmatic. Assolutamente sì, lo sostengo, lo sosterrò nel mio prossimo futuro, perché il programmatic è diventato una macchina un po' complicata, nel senso che si possono traguardare tutti i diversi goal che una campagna può avere, ma bisogna avere chiari questi goal. Quindi se dobbiamo far conoscere una marca, ok, possiamo impostare la macchina in una determinata modalità. Se dobbiamo portare l'utente a convertire, a fare delle azioni più performanti, dobbiamo settare la macchina in un'altra modalità. Quindi è importante, quando si studia la strategia e bisogna parlare di strategia programmatic, capire qual è l'obiettivo che stiamo perseguendo con queste attività. Hai presentato anche una case history, avete lavorato per Mercedes-Benz. Una case history significativa perché dicevi che in questo caso l'azienda ha utilizzato tecnologia, media e contenuto in modo assolutamente integrato e quindi efficace. Sì, assolutamente. Mercedes-Benz, che è uno dei nostri principali clienti di agenzia, è un cliente con cui abbiamo lavorato bene proprio perché, diciamo, siamo riusciti a definire una strategia. Ovvero la campagna che ho portato oggi, ad esempio, era una campagna molto lunga di 4 mesi, e quindi una campagna all'interno della quale venivano promossi eventi diversi. Quindi in questo caso qua proprio abbiamo strutturato la campagna in modo da utilizzare le leve del programmatic e parlare in prima battuta attraverso messaggi di puro branding, e poi invece in un secondo momento messaggi più, diciamo, volte alla performance, e quindi più diretti e più incisivi verso il cliente che sarà mostrato interessato. Quindi in quest'ottica effettivamente è un esempio, diciamo, che ho voluto portare, perché si sono utilizzate tutte le leve del programmatic e si è strutturata la campagna e tutta l'attività di mesi con obiettivi che durante la stessa campagna sono stati diversi. A seconda del momento abbiamo traguardato obiettivi diversi che ovviamente avevamo condiviso col cliente. Il titolo del workshop, un po' provocatoriamente, recitava: il futuro sarà 100% programmatic. Hai detto che però ci vorrà un po' di tempo perché questo accada. Sì, era un po' provocatorio, ma diciamo che vuole essere più stimolante forse che provocatorio, perché è una domanda che secondo me molti si fanno, si sono fatti, e chi non l'ha ancora fatto lo farà presto. E sicuramente, se vogliamo utilizzare i dati e vogliamo mettere il consumatore al centro, il programmatic è un bene necessario, non solo per i media digital, ma anche i media tradizionali, che in buona parte sono diventati digital. Quindi questa digitalizzazione ha portato quindi sempre più media a essere interconnessi tra di loro, e attraverso la piattaforma programmatic si possono parlare, si può seguire l'utente all'interno di un mercato sempre più ampio. Per cui, se non sarà 100% programmatic in senso di investimento, sicuramente la pervasività del programmatic arriverà al 100% almeno nei media. Parliamo invece di Publicis Media. Quest'anno ha subito un'importante riorganizzazione. Ci sono delle pratiche denominate global practice che sono verticali, appunto il programmatic è una proprio di queste pratiche. Sì, la riorganizzazione che abbiamo vissuto durante quest'anno, comunque negli ultimi 6 mesi, è stata una riorganizzazione importante e impattante,
perché diciamo sicuramente vede le agenzie al centro. Le agenzie sono diciamo le brand che guidano la nostra attività quotidiana, ma abbiamo deciso di creare queste verticalità, queste global practices, proprio per dare sempre maggiore valore a quelle che sono delle specifiche attività e diciamo cercare di arrivare all'ottimizzazione degli investimenti in tecnologia, nell'utilizzo dei dati, a vantaggio di tutte le brand del gruppo. Quindi il programmatico è inserito all'interno di una practice che è il Data Technology Innovation, perché proprio è lo strumento programmatico che utilizza i dati, utilizza la tecnologia. Non più soltanto per il digital, perché appunto siamo anche diciamo, a supporto dell'attività Autofom e quindi diciamo, supportiamo anche altre practice laddove diciamo, quantomeno gestiamo la parte più operativa delle campagne, con ovviamente il know-how della practice di riferimento, come può essere la radio, l'Autofom, la TV. Quindi indubbiamente c'è un'integrazione sia con le agenzie che tra practice. Ultima domanda, siamo in chiusura d'anno, quindi domanda di rito: com'è andata quest'anno e prospettive per il 2017? Se posso parlare dal mio punto di vista, quindi come investimenti programmatic, sono assolutamente più che soddisfatta. Sono aumentati i clienti che investono in programmatic, quindi abbiamo sicuramente grandi e importanti clienti che hanno capito il mezzo e stanno investendo sempre di più. Stiamo lavorando sui dati e quindi lavorare sui dati significa portare diciamo, un incremento degli investimenti programmatic, per cui devo dire che chiudo l'anno assolutamente in positivo e soprattutto con una visione del futuro forse ancora più positiva, proprio per l'integrazione di media diversi, che è anche un po' sfidante e stimolante per chi lavora in questo mercato forse tanto tecnologico.